invaso il nostro mondo, copiando le cose che abbiamo inventato noi. Voi avete sempre il cellulare, vi si riconosce dappertutto e siete irrispettosi. Voi africani, o ci rubate il portafoglio o ci vendete braccialetti. Voi italiani, tutti corrotti e rispettosi della legge. Voi terroni sono mafiosi o buoni a nulla? Almeno noi ce la viviamo la vita, voi sempre di fretta. Voi musulmani siete tutti dei terroristi. Le vostre donne italiane vanno per i politici solo per soldi. Voi sudamericani non fate altro che spacciare. Voi italiani con i vostri politici avete reso questo paese un paese di ladri. Voi zingari mandate i vostri figli a fare le elemosine nel posto vostro. Voi italiani lasciate i vostri bambini davanti alla televisione con le babysitter. Che ci ha mille tusciare, viene dallo Sri Lanka e vive a Firenze. Ha fondato una squadra di cricket che unisce fiorentini e persone dello Sri Lanka, la Florence Sport Club. Il cricket è la sua grande passione, è un legame con la sua terra d'origine, un pezzo di Sri Lanka. La sua squadra si allena in un posto bellissimo, l'ippodromo delle Cascine di Firenze. Elisi Aumazava è nata nel Madagascar. A Moncalieri, in provincia di Torino, ha fondato la Sava. Sa che sta per Sambava, la sua provincia d'origine, e Va che sta per Vaniglia, quella del suo paese la più buona del mondo. È arrivata a Torino per cercare lavoro, ma straniere con 3 figli piccoli riceve un rifiuto dietro l'altro. Edith decide di non mollare e di mettersi in proprio. L'idea è quella di importare dal Madagascar spezie di alta qualità in aereo, direttamente dal produttore al consumatore. All'inizio è stata durissima, ma ora il suo giro d'affari mantiene 300 persone tra italiani e contadini della sua terra. Elena Cristina Toma ha 33 anni ed è venuta a Milano per i suoi studi di moda. Ha lavorato alcuni anni da Crizia e poi ha deciso di mettersi in proprio. Disegna scarpe per uomo e donna e artigiani milanesi le realizzano per lei. Oggi ha un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro. Giuseppina Luini approda a Milano nel 1949 dalla Puglia e riesce a rilevare un forno nei pressi del Duomo. All'inizio la sua attività si concentra nella produzione del pane, poi l'intuizione geniale di recuperare la ricetta del nonno, una variante del tipico panzerotto pugliese. I milanesi si lasciano conquistare e in breve il panzerotto di Luini diventa una vera e propria meta di pellegrinaggio, che neanche le infinite code di oggi riescono a scoraggiare.